In data odierna, militari della Compagnia Carabinieri di Paternò hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale Etneo su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia nei confronti di Aleruzzo Alessandro, figlio del defunto boss a capo dell'omonimo clan, articolazione territoriale della famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano di Catania, poiché è ritenuto responsabile dell'omicidio volontario pluriaggravato nei confronti della sorella Nunzia, avvenuto nel 1995 con due colpi di pistola alla tempia, per motivi abietti e in particolare per riscattare l'onore della famiglia mafiosa leso dalle relazioni extraconiugali intrattenute dalla stessa vittima con altri affiliati ai clan. Le indagini, riaperte nel 2020, sono state svolte attraverso attività tecniche e dinamiche, ulteriormente riscontrate dalle dichiarazioni di tre diversi collaboratori di giustizia, che hanno permesso di accertare la responsabilità del fratello, definire le modalità esecutive, nonché evidenziare il movente.